Bene, buongiorno a tutti. Oggi concludiamo le nostre riflessioni sul teatro della rivoluzione francese, una piccola trilogia di, di, di riflessioni, e dedichiamo questa chiacchieratina a un grandissimo, a Georg Büchner. Büchner è stato un drammaturgo, un poeta tedesco. Che ha bruciato la vita, è morto a 24 anni nel 1837 e ha scritto: Ecco il legame con la rivoluzione francese, un grande capolavoro che si intitola La morte di Danton. Büchner era un genio. Io dico sempre che. Se avesse vissuto qualche anno di più, avrebbe completamente modificato il canone della letteratura occidentale. Era, a mio modesto parere, un altro Shakespeare. E, e, e certamente se avessimo avuto a metà dell'Ottocento un, un repertorio paragonabile a quello shakespeariano, la storia non solo della drammaturgia, ma anche di tutto il teatro eh, sarebbe stata differente. Ma questi sono discorsi del seno di poi. Dunque. Il rapporto anche in Bishner fa teatro e politica. Eh? Eh, e qui è molto interessante la questione perché Bishner era un, un radicale, un progressista convinto che aveva partecipato a tutti i moti libertari e rivoluzionari della sua epoca. L'Europa si sta avviando a quella grande stagione post-napoleonica di, 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 di protesta eh, rivoluzionaria che sfocerà poi nei grandi moti del 1848. Biusci era un protagonista, tanto che le tre opere di teatro che scrive, ce ne ha lasciate soltanto tre nell'ordine di scrittura, La morte di Danton, Leonzio Elena, che è una commedia, e l'ultimo grande capolavoro, il Wozzeck, da alcuni considerato incompiuto, eh, li scrive in uno stato in fondo di emergenza esistenziale. Si racconta per esempio che la morte di Danton è stato scritto in cinque settimane di tempo, braccato dalla polizia tedesca che lo inseguiva e, e, e nascondendosi da amici, passando da una città all'altra dell'Assia e, 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 e riuscendo a scrivere qualcosa di assolutamente sensazionale. Cosa? Cosa ci racconta la morte di Danton? La morte di Danton eh, ci racconta di quel periodo clamoroso, terribile, atroce della Rivoluzione francese, che è il periodo del terrore, quando anche grandi amici d'alleati come Robespierre e Danton diventano nemici e l'uno, Robespierre, a un certo momento deciderà insieme ad altri di mandare Danton alla ghigliottina. La prima riflessione che si può fare... Eh, paragonando eh, la narrazione che fa Büchner alla, alla narrazione che fanno gli storici di quel clamoroso, straordinariamente interessante, anche se violentissimo periodo, è che la storia eh, in realtà ha un margine di errore e di, e, e, e di competenza della realtà abbastanza paragonabile a quello dell'arte, che sembra invece essere il luogo dell'immaginazione. Se tu leggi diverse storie di importanti storici della rivoluzione, o in particolare leggi delle biografie di Danton e di Robespierre, tu ti trovi davanti a delle interpretazioni della realtà radicalmente diverse. Insomma, si passa da restando a, 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 a d'anton dalla raffigurazione di un cialtrone pieno di talento da una parte e dall'altra di, di un grande genio populista con un istinto politico straordinario e, e dunque dici gli storici dovrebbero essere degli scienziati ma anche loro inevitabilmente e fascinosamente si tengono dentro l'arte dell'interpretazione. In teatro, naturalmente, questo è, è ancora più evidente. La figura che ci dipinge Büchner di Danton è la figura di un, di un eroe malinconico, di un eroe stanco e, e, che, che assurge, come sempre succede con le opere d'arte, a diventare una figura universale, che raffigura tutta la. La stanchezza, tutta l'insoddisfazione dell'uomo che ha fatto un sogno e che non lo vede realizzato e all'età di 35 anni si trova già stanco con, con la schiena piegata che, che riflette su tutto il sangue che, che, che ha fatto spargere e che ha sparso e che cerca di, che cerca di in una catena che cerca di interrompere, ma dall'altra parte c'è invece... Robespierre, l'integerrimo, l'incorruttibile che ha con lui un, in una scena favolosa uno scontro, uno scontro violentissimo e, e, e questo scontro porterà poi a quella rottura con tragiche conseguenze per Dantone e per il gruppo dei suoi amici fra i quali un grande personaggio sia nella storia che nell'opera di Büchner, Camille de Moulin. Bene... Ehm... Questo capolavoro, visto dallo sguardo di un drammaturgo profondamente politicizzato, come era Büchner, convintissimo delle sue idee radicali progressiste, non diventa un testo di propaganda. Ecco, questa è la cosa che vi voglio sottolineare. Mentre nei casi citati, diciamo, nelle puntate precedenti di Marie-Joseph Chénier e in un certo senso anche della grande Olympe de Gouge, il teatro diventava pedagogico e propaganda, nel caso di Büchner, nonostante un'evidente totale adesione dell'autore agli ideali della, della rivoluzione francese, questa. Questa trasfigurazione pedagogica non c'è, si crea un distanziamento tragico, eh, i personaggi sono contraddittori, conflittuali, il bene e il male, ecco il modello shakespeariano, si mescolano in ogni essere umano, non si riesce a stare né dalla parte di Robespierre né dalla parte di Danton. E questa è la grandezza del teatro che racconta trasfigurandolo delle storie e anche rubandole alla realtà come in questo caso, ma, 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 ma affida a noi, lettori, a noi pubblico la responsabilità di un'opinione. Non si mette sulla tribuna dell'opinione per dirci lui come stanno le cose. Questa è la forza dei grandi poeti è, 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 è la forza, ed è la forza del grande, del grande teatro. Ecco, eh, questa riflessione, fra l'altro, mi, mi, mi si illuminò nella testa in un modo estremamente, estremamente piacevole, se posso dirlo, un giorno che ebbi un colloquio con Giorgio Strehler, che mise in scena nei primi anni della gloriosa vita del piccolo di Milano eh, questo, questo testo. Eh, bene, eh, la questione riguarda il finale di questo testo. Allora, Danton de Mulin, tutti i loro amici, sono stati ghigliottinati. Per Parigi si aggira uno dei tanti magnifici personaggi di questa, di questa tragedia che non posso nominare tutti, ed è Lucille, la moglie di Camille de Mulin, una coppia. Di giovani che si, che si sono amati e lei è diventata quasi matta, parla con i muri della prigione, poi, insomma, al finale arriva, arriva nella piazza dove è allestita la ghigliottina e ci, sono, e ci sono dei soldati che fanno la guardia. Qualcuno che lava via il sangue la vedono, la riconoscono, eh, si accingono ad arrestarla in quanto moglie di Camille de Mulin, uno degli amici di Danton, appunto, lei si ferma, li guarda e l'ultima battuta della tragedia è «Vive le Roi, «Viva il re!» Beh, è fantastico, nel senso che un drammaturgo politicamente schieratissimo, che trasfigura la storia la fa finire con una battuta realista, una battuta a favore del re. E questa è l'antipedagogia del teatro, è, è il totally unpolitically correct del teatro. Tanto che nella storia delle messe in scena di questa rappresentazione, di questa, di questa tragedia, eh, alcuni hanno tagliato quest'ultima battuta. Beh, insomma, un poeta rivoluzionario avrebbe dovuto scrivere Vive la République, no? Invece lui scrive Vive le Roi in questa protesta emotiva di questa povera donna straziata dal suo destino, dal suo destino personale. Vive le Roi. E io ho visto anche all'estero alcune edizioni in cui Vive le Roi veniva tagliato perché <ride> l'ambiguità del teatro è pericolosa, non si voleva come dire. Eh, come dire, rinunciare all'idea che fosse chiaro il palcoscenico da che parte stesse eh, e mi raccontava appunto, Streler, quando fecero Danton al piccolo di Milano, di un'accesa discussione fra lui e Paolo Grassi su questa questione. Uno di loro voleva tagliare Vive le Roi, l'altro lo voleva mantenere. Non è, un, come dire, non è una discussione cella, eh, come, come, come due cuochi che in cucina stabiliscono se di farina ci vogliono tot grammi o tot altri grammi. È una questione centrale sul ruolo del teatro, sulla libertà che si deve prendere il teatro. E alla fine vinse, vinse Vive le roi. Ecco, si, si, si disse questa magica battuta dello spettacolo del piccolo di Milano. Strehler, nonostante fosse un, un chiacchierone egocentrico meraviglioso, non mi vuole mai dire chi dei due sosteneva la posizione e diceva, sai, io e Paolo eravamo come due facce della stessa mela e non ti dico chi dei due votava per Vivlero e chi votava contro. Ma questa è una bella storia, una bella storia che ci ricorda anche il meraviglioso passato di un, di un teatro meraviglioso come, come è stato il piccolo teatro di Milano. E quindi... Uh, come dire, tifoso come sono del, del, del politicamente scorretto, almeno nel campo dell'arte e del teatro, oggi vi saluto con un Vive le Qua! Ciao a tutti.